L'Università per Stranieri di Perugia ha introdotto un nuovo programma di incentivi per gli studenti con un contributo di 500.000 euro l'anno. L'Università premia il merito accademico e favorisce l'integrazione tra formazione e realtà socio-economica del territorio. Gli studenti neoiscritti e quelli dei corsi di laurea e magistrale riceveranno un bonus di 600 euro da spendere per libri, personal computer, corsi di lingua, informatica e altro ancora. Il rettore, professor Valerio De Cesaris, sottolinea l'importanza di supportare gli studenti sia negli studi sia nella vita quotidiana. Il direttore generale Giuliano De Stefani ha detto in conferenza stampa che questo incentivo contribuirà a migliorare l'indicatore di performance accademica dell'università e attrarrà nuovi iscritti. Gli studenti interessati dovranno essere regolarmente iscritti, non essere fuori corso e aver conseguito almeno 40 crediti formativi nel precedente anno scolastico. Per ottenere il bonus dovranno presentare la richiesta entro il 31 maggio 2024. Presso gli uffici dell'università. L'UNISTRA PG si impegna così a promuovere l'accesso alla cultura e incentivare gli studenti ad esplorare le opportunità offerte dalla città di Perugia. Abbiamo stabilito un criterio di merito che però è un criterio minimo per consentire a tutti i nostri studenti di ottenere questo bonus, è di 650 euro per acquistare libri, computer, tablet o comunque tutto quello che possa aiutare negli studi. Sappiamo quanto questo periodo sia difficile per il caro affitti, per le problematiche relative, diciamo, al costo della vita e quindi cerchiamo di aiutare anche economicamente i nostri studenti. Diamo il benvenuto oggi ad un volto conosciuto del mondo universitario, del mondo dell'istruzione. Lui è il magnifico rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, il professor Valerio De Cesaris. Grazie, grazie magnifico. Grazie. Allora, senta. Abbiamo trattato nel corso del telegiornale questo bel gruzzoletto che è arrivato per gli studenti per cercare di dare una mano alle famiglie, agli studenti stessi, no? Di fronte al caro vita, caro bollette, caro tutto, perché in effetti da quando è scoppiata anche la guerra, insomma, i disastri sono aumentati anche in questo senso. Ce ne parla un po' più approfonditamente? Sì, abbiamo come stranieri una grande attenzione alle esigenze degli studenti perché chiaramente il percorso di studi deve essere accompagnato da condizioni buone, se possibile ottime, per il diritto allo studio, per gli alloggi e via dicendo. Allora non possiamo risolvere tutti i problemi da soli perché il problema ad esempio degli alloggi è una questione nazionale che va affrontata dalla politica nazionale, dal governo. Però per quello che possiamo fare noi abbiamo adottato delle misure di sostegno agli studenti e in particolare abbiamo stanziato 500.000 euro per un bonus che viene dato ai nuovi immatricolati e agli studenti che sono in regola con gli studi, con il percorso degli esami e quindi noi daremo una somma a ciascuno studente per consentire di comprare libri, computer e tutto quello che li aiuta nel percorso di studio. Chiaramente sappiamo che questo è un sostegno, diciamo, non risolve tutti i problemi, però crediamo che l'università debba fare tutto quello che è nelle sue possibilità per facilitare la vita universitaria dei ragazzi. Leggevo sempre nella comunicazione che è arrivata dall'UNISTRA PG, si tratta di 600 euro a studente? Sì, in realtà 650, ma poi c'è una tassa che purtroppo è la regola, devono pagare loro, e quindi 600 netti, e possono essere spesi a discrezione dello studente. Ovviamente noi indichiamo una serie di suggerimenti, di spese utili, insomma, per il percorso universitario, però poi ciascuno nella sua responsabilità li potrà usare e i requisiti sono di merito, però abbiamo voluto tenere l'asticella bassa proprio per consentire a tutti gli studenti di averli, cioè quindi per i nuovi immatricolati si tratta di fare un esame nella sessione di gennaio-febbraio, quindi appena superato quell'esame si ha diritto a fare richiesta e per gli studenti in corso dell'anno accademico precedente si tratta di avere 40 crediti al compimento dell'anno accademico, quindi anche lì 40 crediti universitari è una, diciamo, un traguardo che la maggior parte degli studenti potranno raggiungere. Quindi si tratta, sempre do un'occhiata a quello che avete inviato, libri, personal computer, hardware, software, abbonamenti, biglietti per il cinema, teatri, musei, insomma,
se n'è davvero tanto. È il primo anno che fate una cosa del genere, il ministro PG, oppure no? Allora, questo provvedimento specifico sì, ed è ovviamente un provvedimento che vogliamo replicare anche nei prossimi anni, quindi è un primo anno in cui diamo questo bonus agli studenti. Chiaramente, ripeto, noi abbiamo in mente anche altre cose, ad esempio abbiamo già in CDA autorizzato un'altra spesa proprio per gli alloggi. In quel caso si tratta di fondi che verrebbero distribuiti sulla base del reddito, però ci siamo un attimo fermati su questo perché proprio nei giorni scorsi il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato un sostegno agli studenti sul caro affitti, quindi dobbiamo aspettare di capire quali sono, diciamo, i contorni normativi di questo provvedimento per non rendere alternativo quello che noi vogliamo fare. Bisogna capire se gli studenti possono avere diritto a due sussidi o se invece conviene riformulare questo provvedimento, però insomma abbiamo idea di adottare anche altri provvedimenti perché effettivamente la questione degli alloggi è una questione molto importante. Sì, a Perugia molto sentita peraltro. Questi sono soldi che arrivano direttamente dall'università, quindi? Sì, sono soldi a bilancio dell'università. Noi abbiamo un bilancio virtuoso, abbiamo avuto anche nell'anno scorso un risultato positivo di quasi 3 milioni di euro e quindi una parte di questi soldi li reinvestiamo per servizi agli studenti. In questo caso in realtà non è un vero e proprio investimento, ma è un, come dire, utilizzo appunto per dare questi sostegni. Invece una parte di questo tesoretto che abbiamo grazie alla virtuosità della gestione amministrativa lo vogliamo utilizzare per creare proprio uno studentato, però è chiaro che questo richiederà un po' più di tempo, insomma per ora siamo nella fase progettuale. Oh, senta, parliamo un attimo dell'università. La provenienza adesso è cambiato qualcosa nel corso del tempo, anche a ritorno da quello che è stato il blocco terrificante dovuto alla pandemia? Sì, molto è cambiato per i corsi di lingua e cultura italiana, perché abbiamo avuto non soltanto un incremento in termini in numeri assoluti, cioè abbiamo avuto più studenti nel 22. E non mi riferisco agli anni della pandemia, ma anche agli anni precedenti alla pandemia. Quindi noi nel 22 e anche in questa prima metà del 23 abbiamo dei numeri molto buoni, superiori anche al 19, 18 e via dicendo. E poi l'altro dato significativo è che siamo tornati ad avere tante nazionalità diverse. Cioè, mentre in passato c'era stato a un certo punto una prevalenza molto schiacciante di alcune nazionalità, in particolare dalla Cina, che ovviamente è un fatto positivo avere studenti cinesi, ovviamente non è che non lo dico in termini problematici, ma semplicemente per noi è più bello, anche oltre che importante, avere una pluralità di provenienze, perché questo rende l'università un po' un mondo in cui davvero c'è la possibilità di conoscere persone che vengono da ogni paese, eccetera. Allora questo siamo riusciti a raggiungerlo. Nel 22 abbiamo avuto circa 100 nazionalità diverse ed è un risultato molto molto importante. Anche quest'anno i corsi di lingua stanno andando molto bene. I corsi di laurea vedremo, perché le immatricolazioni iniziano adesso ad agosto, però siamo fiduciosi. L'università, per dire, si è sempre proposta anche come centro di riflessione interculturale, no? Credo che mai più di ora, visto e considerato quello che sta succedendo, no, nella nostra Europa con la guerra tra Russia e Ucraina, è così, possa essere così importante. Avete in mente niente riferito a questo? Sì, in realtà di iniziative ne facciamo moltissime, abbiamo fatto tante cose sulla diplomazia, sulle relazioni internazionali, sul dialogo tra le culture. Ora il 10 luglio abbiamo un evento importante sull'Ucraina, sul sostegno alla popolazione dell'Ucraina, e poi abbiamo anche fatto cose molto concrete, cioè abbiamo aiutato i rifugiati con borse di studio per la lingua italiana. E questo è un servizio anche al territorio, non solo alle persone che arrivano come rifugiati, perché crediamo che insegnare la lingua, aiutare queste persone a integrarsi, sia un servizio, diciamo, alla coesione della città, del territorio, ecco. E in termini culturali continueremo a fare eventi sia sul tema della pace, sia soprattutto su queste tematiche
che sono in qualche modo insite alla nostra natura, cioè appunto il dialogo, l'incontro, il confronto tra culture differenti. Questo lo facciamo quotidianamente, vorrei dire. Un'ultima battuta, magnifico. Com'è fare il rettore? Ormai è passato un po' di tempo, insomma, com'è fare il rettore in questa università così prestigiosa? Sì, sono passati 2 anni, sono ormai rettore da 2 anni e allora è molto bello, è una sfida affascinante che io trovo bella perché credo che questa università sia preziosa per Perugia, ma anche per l'Italia in realtà. Quando vado in giro per il mondo vedo che tutti conoscono l'università per stranieri. E nelle università dove si insegna italiano, i professori di italiano si sono tutti formati da noi a Perugia, cioè è veramente un patrimonio. È chiaro, poi è anche faticoso, nel senso che insomma, è un'università in un contesto post-pandemico in cui tutte le università sono state un po' in difficoltà, noi in più abbiamo avuto delle difficoltà legate alle vicende locali, quindi sono stati 2 anni impegnativi, questo senz'altro, però una sfida molto bella, ecco. Bene, grazie Magnifico. Ora che ci siamo, tra virgolette, ritrovati, pensiamo di avere sempre uno spazio, una volta ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, uno spazio, una finestra sull'università per stranieri, se ne fa piacere. Assolutamente sì, grazie, con grande piacere.